soluzioni che si dovrebbero presentare a coloro che conseguono il diploma di scuola sperimentale sono tre e cercano di andare incontro alle più svariate esigenze. La schermata propone tali alternative: attestato di specializzazione, diploma di specializzazione, laurea di specializzazione e dottorato post laurea. Le prime due alternative vanno incontro a tutte le persone che, terminata la scuola sperimentale, non riescono a trovare le giuste motivazioni per intraprendere il percorso di studi quadriennale che porta al conseguimento della laurea. Iniziamo con la prima, attestato di specializzazione. L'obiettivo è quello di trasmettere al frequentante le basi cognitive sufficienti per poter svolgere lavori di facile apprendimento o che comunque non richiedano una teoria approfondita. I programmi di riferimento utilizzati per i corsi che rilasciano l'attestato di specializzazione tralasciano lo studio di conoscenze riferite alla cultura generale e si concentrano esclusivamente sulle conoscenze specifiche riferite alla specializzazione scelta dal frequentante. Considerati gli obiettivi che si pongono questi corsi annuali, le ore di lezione tendenzialmente si baseranno su un insegnamento più pratico che teorico. Il corso termina con la verifica di fine anno e con il rilascio dell'attestato, sempre che il frequentante sia considerato dalla commissione esaminante idoneo a svolgere tale professione. Uno dei vantaggi per chi propende per questa scelta è quella di poter essere pronto per il mondo del lavoro appena raggiunta la maggiore età e, di conseguenza, avere l'opportunità di rendersi indipendente dalla famiglia. Diploma di specializzazione. Il biennio nasce dall'esigenza di approfondire e ampliare alcune conoscenze riferite alla specializzazione scelta e di conseguenza migliorare la qualità professionale di coloro che frequentano questo corso biennale. Oltre ad incrementare la qualità della competenza, lo studente potrà continuare, seppur in modo meno specifico rispetto a quanto accade in un corso di laurea, a sviluppare le conoscenze relative alla cultura generale. Una volta conseguito il diploma di specializzazione, un vantaggio che si può godere è quello di poter accedere ai corsi di laurea eseguendo un anno integrativo, dove lo studente viene messo in condizione di subentrare al terzo anno della laurea di specializzazione. Laurea. Si entra così nel mondo universitario. Questa opportunità dovrebbe essere intrapresa da tutti gli studenti che nutrono il desiderio di approfondire le proprie conoscenze, allargando gli orizzonti rispetto alle possibilità di conoscenza date dal conseguimento di un diploma o di un attestato e sviluppando in modo adeguato la propria cultura personale. Tra le varie iniziative, credo possa essere molto utile istituire una laurea per chi vuole seguire la professione di responsabile dell'amministrazione locale, comunale, regionale e statale. Coloro che seguono questi corsi di laurea potranno quindi ambire e detenere ruoli parlamentari. Dottorato post laurea. Questi corsi non sono altro che gli attuali masters, ovvero corsi di aggiornamento o ampliamento delle conoscenze specifiche riferite alla professione che si ha intenzione di intraprendere. Questo è il motivo per cui non è possibile prevederne la durata. E con queste ultime considerazioni siamo giunti così al termine della disamina di tutte quelle informazioni che ci permettono di comprendere in quale vuoto educativo e cognitivo viviamo e come poter rimediare a questo limite impostoci. Spero di aver messo a disposizione gli strumenti utili per comprendere quanto l'attuale sistema di formazione scolastica sia antiliberale, limitato, coercitivo, ottuso e inefficace. La vera ragione che spinge i responsabili di questa istituzione a rendere noioso ed inefficace il soggiorno dei nostri figli presso le scuole si cela dietro l'atroce volontà di rendere meno educativo possibile il tempo passato a scuola, favorendo il persistere dell'ignoranza e demotivando la curiosità verso la conoscenza. Spero abbiate compreso che esiste la possibilità di cambiare, tanto e assai velocemente. Noi popolo possiamo solo decidere, ma dobbiamo farlo, chi, tra coloro che intendono gestire questa grandissima responsabilità, dimostra competenza e chi invece deve essere immediatamente allontanato per manifesta incompetenza o per manifesta disonestà intellettuale.
qualsiasi sia il modo di interpretare l'attuale situazione, quindi per come ho esposto io le cose o attribuendo la colpa solo all'incompetenza della nostra categoria, il risultato non cambia. Questi istituti portano al massacro psicofisico della maggior parte delle persone che li frequentano. Quindi la via da seguire fino a quando qualche benedetto politico non interviene praticamente e non a parole è quella di avere il coraggio di elaborare all'interno degli istituti in cui si insegna dei validi programmi e dei metodi efficaci, intransigendo le direttive che provengono da quell'organo istituzionale che non fa niente per rendere migliore e più agevole l'insegnamento. Una strategia vincente è quella di fare gruppo tra gli insegnanti di ogni singolo istituto, coinvolgere quelli demotivati o poco partecipativi e proporre ai relativi presidi le proposte atte a migliorare la qualità dell'insegnamento. Considerato che il ruolo di preside spesso è ricoperto da persone non meritevoli e disposte a vendere la loro coscienza e ad eseguire solo gli ordini provenienti dalle alte autorità, voi insegnanti dovete avere il coraggio, perché è un sacrosanto diritto che vi spetta, di denunciare alle autorità le incompetenze del preside, ancor più se quest'ultimo boicotta le proposte didattiche che provengono da un consistente numero di insegnanti. Coinvolgete i genitori nel cambiamento formativo che verrà proposto ai loro figli. Il coinvolgimento e la solidarietà dei genitori farà grande pressione sul preside, ma incomincerà a far preoccupare anche coloro che gestiscono dall'alto la formazione scolastica. Ricordatevi che vi state solo impegnando per sostenere nient'altro che evidenti migliorie alla formazione delle nuove e future generazioni. Non sono ipotesi quelle su cui si basano le vostre proposte didattiche, ma solide realtà. Sono programmi e metodi che tengono in considerazione le esigenze primarie e naturali di un essere umano durante ciascuna fase di crescita e che sviluppano la formazione cognitiva, educativa e affettiva seguendo un pragmatico senso logico. Se procederete in tal modo, il cambiamento è assicurato, perché i principi su cui si basa l'attuale formazione scolastica sono così incredibilmente illogici che sarà impossibile per chiunque trovare il modo di screditare le nuove proposte didattiche. Un pensiero contenuto in una lettera che nel 1932 Einstein scrisse ed inviò a Sigmund Freud diceva così: com'è possibile che una minoranza riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa di un popolo? Una risposta sarebbe che una minoranza avrebbe in mano prima di tutto la scuola e la stampa. Da più di mezzo secolo, in altre parole, dal momento in cui la televisione si è insediata presso ogni abitazione, è cominciata la strumentalizzazione massiva, la cui ambizione è quella di renderci pian piano totalmente dipendenti dalle viscere dell'ingannevole antidemocratico sistema che ci gestisce. Dalla scuola, infatti, devono uscire esseri programmati per asservire ai voleri della minoranza che li comanda. Un piccolo consiglio, e con ciò veramente chiudo, lo rivolgo a coloro che, pur essendo già a conoscenza dei mali che affliggono l'attuale sistema di formazione, non prendono alcuna posizione, rifugiandosi nella rassegnazione, utilizzando la solita frase: tanto non puoi farci niente, tanto nulla mai cambierà. No, caro amico, questo è proprio quello che vogliono farti credere. Questa è solo un'altra loro strategia di cui devi renderti consapevole. Se già sai, divulga e cerca di spiegare, non fermarti ai soliti slogan che entrano ed escono poco dopo dalle orecchie della gente. Sforzati invece nel far comprendere alle persone con cui parli le tue considerazioni. La gente non deve apprendere, bensì comprendere. Prima si sveleranno tutte le incongruenze che sorreggono l'attuale formazione, prima si potranno condizionare le scelte politiche. Non è vero che non si può fare nulla, perché è la storia ad insegnarci il contrario. Ed eccoci così veramente giunti alla conclusione di questo trattato sulla formazione scolastica, dove ho volutamente incluso altre informazioni che, a mio parere, e questo è ciò che spero, hanno agevolato una comprensione più globale circa la nostra formazione culturale. Tengo a precisare che il progetto Formazione Scolastica 0.0 vuole solo rendere chiara la linea da seguire per ottimizzare lo studio e credo possa essere un buon punto di partenza da cui prendere spunto per elaborare le future programmazioni didattiche.
come ho sempre fatto, vi invito ad esprimere opinioni o inserire informazioni che possano migliorare la comprensione degli argomenti esposti, il tutto per stimolare il ragionamento d'insieme. I prossimi video che pubblicherò riguardano e vogliono evidenziare due aspetti che condizionano fortemente la nostra esistenza. La curiosità è il nemico pubblico numero uno della stessa curiosità, la paura. Se volete rimanere aggiornati sulle future pubblicazioni, iscrivetevi e, frase ormai nota, mi raccomando, che siano logiche sensate, che siano frutto di intuizioni o fantasiose immaginazioni, vi auguro tante belle riflessioni. Un abbraccio forte forte e ciao ciao!